Sei diversi dialetti per una commedia al femminile. Il teatro popolare di Yam Bell è tornato al Fulvio di Guglionesi con lo spettacolo del teatro comico degli Abruzzi di Agnone. Franca, una donna che vive nel caos e non conosce l'ordine, ha un appartamento al quarto piano di una palazzina in centro città. La vita della padrona di casa, lasciata dal marito per il vizio del gioco, viene rivoluzionata dalla necessità della sua amica Dora, maniaca dell'ordine, di chiederle ospitalità. Una convivenza alquanto difficile, sicuramente ricca di situazioni spassose e quasi surreali che coinvolgono altre amiche, mariti e amanti veri e presunti tra passioni, rivalità, pettegolezzi e gelosie. Siamo stati veramente contenti perché il pubblico ha risposto, vuol dire che questa cosa ha funzionato, questo festival, questo bisogno di ridere, probabilmente siamo nel momento migliore ora perché veniamo fuori da un'esperienza drammatica. Noi questa commedia l'abbiamo ripresa apposta per far ridere la gente, questa iniziativa del festival è molto interessante e va coltivata, per cui a parte unisce le compagnie, unisce il territorio, ma poi anche dimostrare di avere la capacità di sostenere una cultura del teatro popolare che è veramente a buon livello, veramente a buon livello. Una comicità corale al femminile inconsueta nel panorama teatrale nazionale. Sul palco la pluripremiata Associazione Teatro Comico degli Abruzzi di Agnone, che intende promuovere il dialetto tra l'Alto Molise e l'Alto Vastese attraverso l'espressione teatrale. Il nome vuole ricordare e celebrare le due regioni Abruzzo e Molise come un'unica realtà di usi e costumi. L'abbiamo fatta in realtà 10 anni fa, quest'anno l'abbiamo ripresa molto volentieri perché poi è una commedia che ci è stata nel cuore dal primo momento, insomma. Siamo state un gruppo di donne, le donne di solito non è che vanno tanto, invece noi siamo state un bel gruppo che siamo andate sempre d'accordo e quindi cosa non facile, però in realtà eravamo caratteri molto diversi ma alla fine ci siamo trovate sempre comunque molto bene.